buona serata a tutti, grazie per l'invito, un ringraziamento a Massimo che ha invitato tutta la segreteria, io sono qui a portare i saluti di tutta la segreteria, di tutti i colleghi della segreteria confederale e di Pierpaolo che, come ha appena letto Massimo, è impegnato in questo momento in un incontro, in una trattativa con la ministra. Grazie Massimo per questi anni che hai dedicato con forza, tenacia e grande senso di responsabilità e professionalità alla guida della Wilca. Grazie per quello che hai fatto e grazie per quello che farai nel proseguo della tua dei prossimi mesi, dei prossimi anni, perché sappiamo che il tuo contributo, la tua professionalità è sicuramente importante ed è necessaria per la nostra grande organizzazione, nelle forme diverse, nelle forme varie che ognuno di noi va a ricoprire nel corso della propria attività professionale. Un saluto a tutti i partecipanti, vedo che ci sono, dai numeri, vedo che ci sono tantissimi ospiti e dirigenti della nostra organizzazione. Un ringraziamento sentito a tutti i dirigenti della Wilca, ad ogni livello, dai segretari regionali, dalle strutture aziendali, da tutti i nostri rappresentanti, dagli apparati. È un grazie di cuore, non è una frase di circostanza. Vedete, noi abbiamo vissuto un momento difficilissimo nel nostro paese e continuiamo ancora a convivere con una situazione particolare, molto particolare, che probabilmente, anzi sicuramente nessuno di noi si aspettava e nessuno di noi era pronto ad affrontare nella maniera giusta. Ma qui viene fuori la grande capacità della nostra organizzazione. Noi abbiamo gestito tutti insieme, dalle categorie, alle confederazioni, alle nostre strutture territoriali, questa situazione difficilissima con grande senso di responsabilità. Abbiamo tenuto aperti i nostri uffici laddove era possibile, rispettando tutte le normative che insieme al governo abbiamo deciso nelle notti in cui abbiamo stabilito quali erano le condizioni e le metodologie di lavoro. Abbiamo, dicevo, tenuto aperto i nostri uffici, abbiamo garantito i servizi alle cittadine e ai cittadini di questo paese, abbiamo garantito la rappresentanza alle lavoratrici e ai lavoratori del nostro paese, ognuno per la propria categoria. E questa nostra attività, questo nostro impegno, questi nostri sforzi sono stati ripagati. Io faccio il segretario organizzativo e proprio in questi giorni stavo analizzando il tesseramento. I numeri, per quanto ci riguarda, sono un po' il termometro che misura lo stato di salute di un'organizzazione. Beh, io vi posso dire ufficialmente, e colgo l'occasione di questa importante platea per comunicare già in anteprima alcuni dati, che la UIL quest'anno continua la sua crescita. Nonostante le difficoltà, la nostra organizzazione gode di ottima salute e quest'anno anche chiuderà il tesseramento con un dato positivo di crescita. E la Wilca in questo è in linea con i dati dell'organizzazione. La Wilca cresce e qui ancora un plauso e il merito va a tutti voi. E questa è testimonianza che il nostro lavoro, le nostre idee, le nostre posizioni sono condivise dalle lavoratrici e dai lavoratori. E questo è importante per quanto ci riguarda. Ho ascoltato con molta attenzione il lungo elenco di ringraziamenti che Massimo ha fatto, che sono ringraziamenti, li ho vissuti così, veramente sentiti. E mi colpiva un fatto, anche nelle testimonianze che ho ascoltato dopo il suo intervento, di come ci sia questo legame, questo rapporto stretto fra la nostra categoria, tra la Wilca, quindi il nostro sindacato, e le controparti, io le chiamo così, scusate il termine. Gli attestati di stima che si sono susseguiti negli interventi di saluto dimostrano che si è lavorato bene e questo è motivo di orgoglio per tutta la Villa. Ho anche ascoltato con attenzione le considerazioni che Massimo faceva rispetto a un percorso che è partito da qualche anno di rinnovamento della nostra organizzazione e anche nella categoria della Wilca. Lui faceva riferimento ai tantissimi dirigenti giovani su tutto il territorio ci sono nella categoria e questo anche per questo un plauso a Massimo e a tutta la segreteria nazionale della Wilca. Ecco, dobbiamo continuare su questa linea, dobbiamo continuare con questo lavoro.
Noi siamo convinti che le nostre intuizioni, e questo ce lo dimostrano i fatti da sempre, io ricordo anche se come dire, sono più giovane di altri dirigenti, ma vivo l'organizzazione da oltre 30 anni, quindi ricordo bene, bene le intuizioni che il nostro sindacato ha avuto nei tempi di Giorgio, per passare poi alla gestione di Pietro Larizza, Luigi Angeletti, Carmelo Barbagallo, e ancora oggi le ultime posizioni forti che abbiamo preso con Pierpaolo, che ci stanno mettendo alla ribalta rispetto a questo dialogo che c'è con il governo e con le altre parti sociali. Ecco, dicevo, queste intuizioni si sono rivelate negli anni decisive, azzeccate, come si suol dire. E allora noi dobbiamo continuare su questa strada. La gente ha fiducia, la gente in questo momento, le persone, le lavoratrici e i lavoratori hanno bisogno, in questa grande situazione di difficoltà, di certezza, e noi possiamo rappresentarla questa certezza. Vedete, noi stiamo vivendo, mi permetto di fare una breve analisi, noi stiamo vivendo in una società che ormai si è inaridita, che ha perso alcuni valori fondamentali, ormai c'è una società dove si pensa all'io e basta, c'è poca socializzazione, non c'è più solidarietà tra le persone, si sta perdendo, e allora la nostra organizzazione, il sindacato, può diventare un punto di riferimento, ha la capacità di poter rappresentare a pieno titolo e con tutte le proprie forze gli interessi collettivi, e questo rappresenta una garanzia, una speranza per le persone, per le lavoratrici, per i lavoratori, e allora noi non possiamo deluderli. Dobbiamo continuare con la tenacia, con l'impegno che sempre ci ha contraddistinto in questi anni. Noi siamo il sindacato dei cittadini, non ce lo ricordiamo, non ce lo dimentichiamo, partiamo da lontano. Quella intuizione, quella scelta ci ha aperto un mondo che ancora oggi è attuale. Abbiamo fatto la scelta del sindacato a rete, e quella scelta del sindacato a rete ha prodotto dei risultati, se è vero, come, e qui mi ripeto, come ho detto poc'anzi, che ancora oggi la nostra organizzazione cresce. E se mi permettete, utilizzerei la formula magica di questa storia della nostra organizzazione, laddove riusciamo a coniugare un rapporto stretto tra la confederazione a tutti i livelli, la categoria che esprime e che rappresenta degli interessi specifici, e i servizi della nostra organizzazione, noi siamo in grado di realizzare appieno questa rete, e questa rete ci permette di poter crescere, di avere, riscuotere ancora fiducia da parte delle cittadine e dei cittadini. E ancora, permettetemi, questo è un periodo, dicevo, di grande difficoltà, dove assistiamo tutti i giorni sui giornali, in televisione, alla radio, a verifiche, a scontri in alcuni casi tra diverse idee, posizioni che poco hanno a che fare con l'interesse principale che invece noi vogliamo rappresentare, che è quello della persona in quanto tale, della persona come cittadino, come lavoratore, come lavoratrice, come avente diritto, come consumatore della nostra società. Ecco, la politica, tutto quello che gira intorno, invece in questo momento è interessato ad altro. Noi assistiamo a degli scontri giornalieri su questioni che sono di carattere fondamentale per il paese. Faccio un esempio: io non ricordo mai di aver assistito, ascoltato che ci fossero tante risorse disponibili per il nostro paese come in questo periodo. Mi riferisco ai famosi soldi che dovrebbero arrivare e che sono a disposizione dall'Europa. Bene. Un paese responsabile, così come noi lo chiediamo, invece di affrontare il problema di come spenderle queste risorse, di come utilizzarle, e ne abbiamo di necessità, si sta perdendo in uno scontro tutto politico partitico su chi è a favore del MES e chi non è a favore del MES, recovery fund sì, recovery fund no. A noi interessa un'altra cosa, a noi interessa dare risposte. Allora, questa situazione di grande difficoltà del Covid ha messo in risalto che in questo paese c'è un'emergenza. L'emergenza è quella di garantire un sistema sanitario che funzioni e lo si faccia e lo si metta a posto immediatamente, non subito e non troppo tardi. Allora noi abbiamo bisogno di risposte. Allora diciamo, lo ribadiamo ancora una volta, quelle risorse debbono servire per rendere funzionale il paese, per garantire una sanità, e quindi assunzioni, specializzazioni, macchinari, investimenti. Servono infrastrutture. Ancora oggi il paese è diviso troppo tra il nord e il sud, con grandissime difficoltà. E allora vorremmo che quelle risorse
fossero spese e utilizzate per delle infrastrutture, per una digitalizzazione del paese, per creare le condizioni per cui non ci sia differenza tra le varie aree e le varie regioni del nostro paese. È troppo chiedere questo? Io credo che siano delle richieste sensate. E questo passa anche attraverso la possibilità e la garanzia che possiamo dare alle nostre cittadine e ai nostri cittadini, che possono diventare un elemento importante per uscire da questa crisi, per far ripartire questo paese. Anche qui utilizzo una formula molto semplice. Noi tutti si riempiono la bocca con delle affermazioni del tipo bisogna ripartire, bisogna creare le condizioni per crescere. Bene, noi molto semplicemente diciamo, per ripartire, per far crescere questo paese, c'è bisogno di mettere le persone nelle condizioni di aumentare i consumi, perché attraverso l'aumento dei consumi può ripartire un'economia di un paese. Ma per mettere le cittadine e i cittadini nelle condizioni di consumare, bisogna dargli la possibilità di poter consumare. E allora, perché non si dà seguito al rinnovo dei contratti, così come noi stiamo chiedendo? Perché non si dà seguito a una riforma fiscale che finalmente in questo paese sia una riforma seria, equa, che metta nelle condizioni tutti sullo stesso piano? Allora, sono cose che noi stiamo ribadendo anche in queste ore al governo, ai ministri, e ahimè, le risposte tardano ad arrivare. Ed è per questo che alcune volte noi siamo messi nelle condizioni, forse in questo caso siamo anche additati di irresponsabilità, no? Perché negli ultimi giorni, rispetto allo sciopero che c'è stato ieri nel pubblico impiego, qualcuno ci ha criticato, senza sapere quali sono le motivazioni reali per cui noi abbiamo proclamato quello sciopero. Allora invitiamo tutti, con molta serenità, con molta disponibilità al confronto, con molto senso di responsabilità, a discutere, a verificare. Noi abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio di essere ascoltati, di essere partecipi delle decisioni che si andranno ad assumere. E la risposta qual è stata? Che questo governo, senza ascoltare le parti sociali, decide di mettere in campo ancora una volta una tax force fatta da persone, no? Ristrette, che dovrebbero decidere il futuro del paese. Ecco, noi abbiamo una visione diversa di questo paese e chiediamo a tutte le forze sociali, alle forze politiche, alle forze industriali, chiediamo di metterci insieme, e abbiamo lanciato l'idea di un patto importante per il paese, un patto che dia certezza, che dia la possibilità di mettere in piedi delle iniziative che vadano nel senso della crescita e della garanzia per tutto il paese. Dicevo ancora, la persona al centro della nostra azione. Noi quest'anno, come Will, abbiamo deciso di caratterizzare per il 2021 la nostra azione utilizzando degli slogan. Lo slogan del 2021 che ci accompagnerà è legato alla sicurezza sui posti di lavoro. E guardate, la sicurezza sui posti di lavoro non è un tema legato soltanto ai lavoratori metalmeccanici o ai lavoratori dell'edilizia. È uno slogan, è un tema che riguarda tutti i lavoratori, anche quelli che noi rappresentiamo attraverso la Wilca. E allora noi dobbiamo fare un sforzo affinché venga garantita la salute, venga garantita la possibilità di prevenire gli incidenti sul lavoro. Il nostro obiettivo è di arrivare ad avere zero morti sul lavoro. Purtroppo è un obiettivo ancora lontano, visti i dati che ogni mese ci arrivano. E questa questione del Covid ci ha dimostrato quanti lavoratori della sanità hanno perso la vita, quanti medici, quanti infermieri hanno perso la vita svolgendo responsabilmente il proprio lavoro. Bene, non la voglio fare ancora più lunga, perché altrimenti diventerebbe un comizio. Oggi non è il caso di fare comizi, oggi è un momento per ringraziare chi ha dato tanto alla nostra organizzazione. Ancora una volta un saluto a Massimo e un augurio a Fulvio, con il quale ci auguriamo come Confederazione, già dalle prossime ore, dai prossimi giorni, saremo in grado di incontrarci per mettere in comune, no, quelle che sono le nostre idee per far crescere ancora di più la nostra organizzazione, dialogando insieme, discutendo insieme, valutando insieme quali strategie mettere in piedi. Permettetemi di salutare ancora tutta la segreteria della Wilca, un caloroso abbraccio e a presto. Ciao Massimo. Ciao, grazie.